impossibile tacere quando sono anni che, con la puntualità di una cambiale, settimana dopo settimana, le note meste di una musica cimiteriale, sempre la stessa, segnano l'inizio dell'ennesima puntata di quel vero e proprio teleflagello che è Chi l'ha visto? Siccome non guardo mai i titoli di coda, e devo confessarlo, nemmeno quelli di testa, non saprei di ringraziare per la messa in onda del programma. Dettaglio, se vogliamo, del tutto trascurabile, stante la mia convinzione che debba esserci per forza, dietro i titolari dello spettacolo, una qualche regia occulta gestita da raffinati esperti in sadismo psicologico. Vi sembra che stia esagerando? Abbiate la pazienza di seguirmi e poi vedremo se ve la sentirete di darmi torto. Mio nonno, un accanito divoratore di spaghetti, aveva una vera fobia per la pasta scotta. La nonna, che pure era una donna a modo, per distrazione, incapacità o ripicca, si ostinava a servirglieli che non li avresti distinti da una colata di polenta. Venne il momento in cui il brav'uomo, ormai in pensione, volle prendersi lo sfizio di sparire dalla circolazione. Mancava poco all'ora di pranzo. Trascorsero due giorni, poi, risultata vana ogni ricerca in paese, la povera donna chiese aiuto ai carabinieri, grazie ai quali non trascorsero tre mesi che lo scomparso, rintracciato in casa di una vedova e richiamato con discrezione ai cosiddetti doveri coniugali, dovette convincersi a rientrare alla base. Non era il caso di fare una tragedia sul fatto che aveva trovato chi la minestra sapeva servirgli alla dovere, anche se le malelingue non mancarono di insinuare che la professionalità della solitaria signora andasse ben oltre la dimestichezza con gli arnesi da cucina. Immaginate un po' cosa sarebbe accaduto se, anziché nel 30, la cosa avesse avuto luogo ai nostri giorni. La gentile conduttrice di Chi l'ha visto avrebbe aperto la classica parentesi dedicata alle emergenze per segnalare la misteriosa scomparsa. La nonna, interpellata in studio, non sarebbe stata, questo è certo, sprovveduta al punto da confessare all'Italia intera la propria imperizia nella cottura degli spaghetti. Tutt'al più si sarebbe soffermata a descrivere l'abbigliamento del nonno al momento della scomparsa. E siccome quello vestiva in modo a dir poco eccentrico, il dettaglio avrebbe dato la stura a svariate congetture di natura neuropsichiatrica sull'individuo. In paese, infatti, la faccenda avrebbe polarizzato l'attenzione generale e già il particolare del vestiario, evidenziato dalle autorevoli osservazioni della conduttrice, avrebbe autorizzato qualcuno a scuotere il capo e dichiarare: ve lo dicevo io che in quella testa doveva esserci qualche ingranaggio fuori posto. Alle analisi di tipo introspettivo si sarebbero ben presto accompagnate quelle di ordine investigativo. Che gente predicava il nonno? E si sarebbe appurato che la combriccola dello scopone da lui frequentata era composta da gente in grado di far rizzare i capelli. Di certo l'ipotesi di un rapimento a fine di riscatto, quantunque timidamente ventilata, sarebbe caduta dopo aver appurato che le risorse della famiglia stavano tutte nella striminzita pensione dello scomparso, cosa che avrebbe autorizzato il commentatore di poco sopra a sentenziare: avevo torto a dire che sono dei morti di fame. Nell'alloggio di un vicino paesetto, intanto, il nonno, impegnato sul water dalle conseguenze di una scorpacciata di spaghetti, sarebbe stato raggiunto dall'urlo strozzato della vedova, fulminata mentre ramazzava, dallo spettacolo del volto pacioso del neo partner sbandierato in TV. Devo continuare. Non sarebbero mancate, a metà trasmissione, telefonate di soggetti che, deboli di vista o solo perché della specie amici miei, si sarebbero distinti nel segnalare la presenza del ricercato
in zone di dubbia fama, ubicate di norma all'altro capo della penisola. La conduttrice avrebbe avuto buon gioco per allargare l'indagine ai mezzi di locomozione abitualmente usati dallo scomparso, e tutti si sarebbero sollazzati un mondo nell'apprendere che il nonno si spostava solo a dorso di muro. Oltretutto, risultando i quadrupedi sprovvisti di targa ed uniformati su di un unico modello, l'informazione si sarebbe dimostrata di scarsa utilità. Gli accorati appelli della nonna, privi di espliciti impegni sulla metodologia di cottura degli spaghetti a venire, non avrebbero sortito alcun effetto, mentre la vedova, impaurita dal probabile sputtanamento, avrebbe sequestrato in casa il buon gustaio, contribuendo ad incasinare l'intera faccenda oltre all'inverosimile. E che dire della sorte di quegli scomparsi, che proprio non ci tengono a farsi rintracciare? Ce ne saranno che, per starsene lontani dalle pareti domestiche, dispongono di motivi più validi di quelli del nonno. Vogliamo mica prendere sempre per oro colato tutto ciò che fuoriesce dalla bocca degli amati congiunti prima, durante e dopo la formulazione dei teleappelli? Intanto, le persone bersagliate da teleindagini hanno la sorte segnata. Impossibile, anche a 1000 chilometri dal luogo di provenienza, andare a farsi un cognacchino al bar senza sentirsi addosso lo sguardo severo degli altri avventori, senza sospettare che il tale e il tal altro si siano eclissati a bella posta per segnalare a chi di dovere la presenza sospetta. Qualcuno, scarsamente dotato per reggere a lungo nel ruolo della bestia braccata, finisce per rifugiarsi nei boschi. Ma, e qui sta il punto, avrà chiare cognizioni sulle tecniche del survival? Quando, nella peggiore delle ipotesi, trascorsi 2 o 3 mesi, il classico cercatore di funghi dovesse rintracciare ciò che resta dello sventurato, un velo di marcata tristezza calerebbe sul volto della conduttrice, la cui voce tradirebbe segni di profonda emozione nel commentare, in totale coinvolgimento, le riprese effettuate sul luogo del macabro ritrovamento.